a tutti! Come sentite dalla voce, non sono Paola, ma sono Carola del canale Le Creazioni di Carola. Io e Paola abbiamo deciso di fare una nuova collaborazione e, come state vedendo, come avete visto nell'anteprima di Paola, io ho realizzato la maglia e Paola il poncio. Ringrazio Nicoletta per del filo di Arianna Maglia Uncinetto che ci ha fornito il filato e ringrazio anche Paola per la sua collaborazione. Adesso ritorno nel mio canale. Ciao! Ciao e buona visione. Eccomi qua, sono Paola e benvenuti e bentornati nel mio canale. Come avete sentito dalla presentazione di Carola, di Le Creazioni di Carola, che ringrazio, abbiamo deciso nuovamente di fare questa collaborazione. La prima ci è piaciuta, è andata bene e abbiamo deciso di replicare, facendo quindi questo coordinato poncio e maglia, che come vedrete non ha lo stesso punto, ma è un punto comunque che si richiamano l'un l'altro i due punti, perché comunque si escono fuori dei rettangoli alternati pieni, alternati da dei rettangoli più vuoti. E io ho pensato al poncio mentre Carola ha pensato alla maglia. Buongiorno e bentornati o ben arrivati nel mio canale di Non Solo Catenelle. Io sono Paola e oggi vi farò vedere come realizzare questo poncio che avete visto nella presentazione, fatto con i quadrati, quindi con una tecnica granny square, perché sono appunto quadrati e uniti tra di loro. E ho utilizzato per far questo filato del colore rosso della Ice Yarns e in particolare la Baby Merino, che ho preso su il sito ilfilodiarianna.com. Vi metto il link sia qui sotto che in descrizione. Vi metto sia il sito, quindi la home page del sito, e sia proprio la pagina dove potete andare a vedere la Baby Merino e scegliere tra i vari colori presentati. Questo tipo di lana, che viene indicato di utilizzare con dei ferri o uncinetto di 3 mm, è di 50 grammi ogni gomitolo ed è lungo 200 metri. Scusate, è una lana merino al 40% e devo dire che io mi sono trovata molto bene a lavorarla. È molto sottile, quindi come potete vedere, ecco, il filo è sottile e può essere utilizzata anche per capi un po' più primaverili, mezza stagione, primaverili autunnali, e o comunque anche in questo inverno, che a parte in questi giorni di freddo, o comunque insomma appunto a parte in questi giorni di freddo, ma questo freddo si sente soltanto la mattina e la sera, almeno qui a Roma, e abbiamo avuto un inverno insomma abbastanza caldo, devo dire. Io ho per questa lavorazione ho utilizzato il filo in doppio, perché appunto volevo realizzare qualcosa di un po' più pesante da mettere appunto sopra, perché si presta veramente bene questo tipo di lana per essere indossata, come vi dicevo, nelle mezze stagioni, anche se lavorata doppia, però l'effetto visivo è un pochino diverso, perché appunto mi piaceva un effetto visivo un po' più grosso, ecco, e non sottile. Ma voi potete anche utilizzare la lana sottile, vi viene ovviamente una cosa molto più delicata. E l'avendola lavorata doppia, ho utilizzato l'uncinetto del 4,5. Per fare il collo ho poi aggiunto questa rocca, questa lana insomma molto pelosetta e è luminosa, brillantinata insomma, che avevo da parte, un avanzo e una rocca grossissima di questa lana, che non ricordo nemmeno quando l'ho presa tanto tempo fa, e l'ho lavorata insieme a uno dei due fili in questo modo. E ho fatto la parte appunto del collo,
E che altro dirvi? Niente, è una lana che si lavora veramente bene. Io vi consiglio, insomma, di andare a vedere, eventualmente anche per altre vostre realizzazioni, di provarla, perché è veramente piacevole, insomma, da lavorare, e soprattutto, appunto, se piacciono delle cose lavorate con del filato sottile. E ovviamente si chiama Baby Merino, è veramente morbida e quindi può essere utilizzata anche per la lavorazione di capi per i neonati. Bene, vi lascio quindi tutti i link sotto in info box e vi lascio al video tutorial, non prima di chiedervi, come al solito, un like di incoraggiamento, di iscrivervi al canale e niente. Grazie. Se volete, sono anche negli altri social, su Instagram, sulla pagina Facebook. Per questa lavorazione facciamo il solito cappietto. E facciamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Poi ne facciamo altre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi prendiamo carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta sulla prima catenella. Quindi entriamo dentro la prima catenella e facciamo una maglia alta. Ora facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E andiamo a fare un'altra maglia alta sempre nella prima catenella dove abbiamo fatto l'altra maglia alta. Ora altre 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E facciamo una maglia alta sempre dentro la prima catenella dove abbiamo fatto le altre maglie alte. Ora facciamo altre 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. E andiamo a fare a chiudere il tutto con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle iniziali, quindi qui, quindi queste sono le catenelle iniziali, 1, 2, 3, entro dentro e faccio una maglia bassissima. E ecco fatto il primo quadratino, quello centrale. Ecco qua. Adesso facciamo 3 catenelle. Saltiamo la prima maglia che sta proprio vicinissima, vedete questa qui, andiamo in quest'altra e facciamo una maglia alta. A seguire facciamo subito un'altra maglia alta. E poi qui subito dopo un'altra maglia alta. Tre catenelle e un'altra maglia alta nello stesso punto dove abbiamo fatto l'ultima maglia alta. E abbiamo fatto metà di un lato. Quindi adesso proseguiamo. E facciamo invece quest'altro lato. Questo è il primo lato e viene fatto quindi metà adesso, poi facciamo tutti gli altri lati
e l'altra metà di questo primo lato viene fatta alla fine per concludere. Ora, dopo aver fatto questo, andiamo avanti e andiamo a fare una maglia alta subito dopo nella catenella successiva, un'altra maglia alta nella catenella ancora successiva, poi si salta una catenella, si va in quella centrale, cioè nella centrale intendo nella maglia alta del primo giro, e si fa una maglia alta. Poi si salta la prima catenella, quella più vicina alla maglia alta appena fatta, in quella successiva si fa una maglia alta. Ancora in quella successiva un'altra maglia alta e in quella successiva dopo facciamo una maglia alta, tre catenelle e un'altra maglia alta dentro la stessa catenella. Ed ecco che abbiamo concluso un lato completamente. Andiamo a fare l'altro. E si lavora allo stesso modo. Quindi lo facciamo comunque tutto insieme il quadrato. Quindi io proseguo e facciamo subito dopo, nella catenella successiva, una maglia alta, un'altra maglia alta nella catenella successiva. Si salta la catenella e si va a lavorare una maglia alta nella maglia alta corrispondente del giro precedente. Vado un po' più veloce perché l'abbiamo già fatto. Si salta la catenella subito vicino, si va in quella dopo e si fa una maglia alta. Ancora nella catenella successiva una maglia alta. In quella successiva ancora faremo una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta. E abbiamo fatto l'angolo e passiamo all'altro lato. E ancora rifacciamo subito dopo, nella catenella successiva una maglia alta, poi ancora nella catenella successiva un'altra maglia alta. Si salta una catenella, si va nella maglia alta del giro precedente e si fa una maglia alta. Si salta una catenella, in quella successiva maglia alta. In quella successiva ancora un'altra maglia alta. E in quella dopo faremo l'angolo, che si fa con una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta nella stessa catenella. Maglia alta subito dopo, ancora un'altra maglia alta, e adesso andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle iniziali. Ecco qua, e abbiamo fatto, come vedete, il secondo giro in pratica. Adesso facciamo l'ultimo giro, che è molto semplice. Sono 3 catenelle, maglia alta nella maglia alta successiva. Praticamente si lavorano tutte maglie alte, tutte le maglie alte che si incontrano si lavorano, sono 3. Lavorate le 3 maglie alte, incontriamo l'angolo e l'angolo si fa con 3 catenelle. Poi si va nella catenella centrale delle 3 che abbiamo fatto nello scorso giro e dentro questa si fa una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Si fa una maglia alta dentro la maglia alta dove abbiamo lavorato, dentro la catenella dove abbiamo lavorato. Poi si fanno altre 3 catenelle e si vanno a lavorare le maglie alte. Quindi si va sulle maglie alte dell'angolo, vedete, sulla prima maglia alta
e si lavorano tutte le maglie alte. Arrivati qui all'angolo si fa la stessa cosa, 3 catenelle, maglia alta nella catenella centrale delle 3, 5 catenelle, maglia alta nella stessa catenella, quindi le 3 catenelle più la maglia alta e si entra dentro, 3 catenelle. E ora si fanno tutte le maglie alte dell'angolo, del lato, non dell'angolo, del lato. Stessa cosa quando arriviamo qui. Lavoro insieme a voi senza spegnere la telecamera. Ecco l'angolo. Ecco qui, quando arriviamo alla fine, chiudiamo anche qui, nelle tre, con le 3 catenelle, nella terza delle 3 catenelle iniziali e chiudiamo con una maglia bassissima. Fermiamo il filo, quindi lo tagliamo, dove sono le forbicette, e poi nascondiamo i fili nella lavorazione e il gioco è fatto. Abbiamo fatto il nostro quadrato. E poi ecco qui quello che viene alla fine. Li ho messi proprio in posizione, qui è dove viene il collo e qui dove escono le braccia. In totale sono 42 quadrati, quindi sono 21 per lato e vanno bene per una taglia S, per una taglia M e anche per una taglia M tendente alla L. Se volete delle taglie in più dovete aggiungere, quindi aggiungere ad esempio una linea di quadrati qui, quindi una per il davanti e una per il dietro, e un'altra linea qui, una per il davanti e una per il dietro. Quindi potete aumentare veramente con facilità le taglie. Un'altra informazione importante è che ogni quadrato misura 10 cm per 10 cm, quindi è un quadrato 10x10. Bene, adesso passiamo a vedere come io ho cucito. Anche qui le cuciture possono essere fatte in diverso modo. Come vedete, io per provarmelo ho agganciato tutti i quadrati agli angoli con dei marcapunti. E le cuciture potrebbero anche essere così, quindi unire praticamente i quadrati solo agli angoli e viene quindi, se ve lo provate è veramente carino perché esce con tutti questi quadrati che si vede che sono singoli, no? Uniti soltanto dai lati. Però io lo preferivo tutto unito perché appunto vedo diciamo la cucitura non
fatta in questo modo, solo con i quadrati, per una stagione ancora un po' più avanzata, che non è questa. Quindi in questo caso io volevo, ho unito tutto perché per la stagione, insomma, quindi per lasciare meno buchetti in giro. Però chi soffre meno il freddo di me può benissimo cucirla così. Quindi basta mettere un punto che raccoglie tutti quanti gli angoli, nasconderlo nascondere i fili nella lavorazione e il gioco è fatto. Per quanto riguarda invece la nostra cucitura, andiamo a vederla adesso. Dunque, per la cucitura, ecco qui, quello che dobbiamo andare a unire è praticamente tutto il lato, almeno per come appunto vi dicevo, ho unito io. Uso il filo singolarmente, quindi da solo, non doppio, e ho quindi utilizzato, ho deciso di utilizzare un uncinetto del 3.5. Ma qui potete utilizzare anche l'uncinetto del 3, io lavoro bene meglio con un numero un po' più grande. Allora entriamo con l'uncinetto nella catenella centrale delle 5 che abbiamo avviato qui dell'angolo, vedete? Quindi si entra nella catenella centrale 1, 2 e 3 e anche qui stessa cosa 1, 2 e 3, si entra, si aggancia il filo e si fa una maglia bassa. Io ho lavorato a maglie basse anche qui per unire, in realtà c'è chi le lavora, c'è chi appunto basso, c'è chi invece fa dei punti bassissimi, ho preferito fare dei punti bassi e quindi si lavora così, unendoli in pratica. Quindi ora che faccio? Entro nella successiva catenella prima di un quadrato, poi dell'altro quadrato e lavoro una maglia bassa unendoli praticamente. Praticamente è questo. Entro ora nella catenella successiva, prima di un quadrato, poi dell'altro quadrato e lavoro la maglia bassa. Sono arrivata ora in tutti e due i quadrati alla maglia alta, entro nella maglia alta completamente, entro nell'altra maglia alta e lavoro una maglia bassa. E vado avanti così per tutto il lato. Dovete fare attenzione solo a non saltare le catenelle, perché se saltate le catenelle poi non vi ritrovate, state con un quadrato in un punto e con l'altro quadrato nell'altro punto. Quindi se contate bene tutte le catenelle da un lato e dall'altro non ci sono problemi per questo tipo di cucitura. Se vi piacciono altri tipi di cucitura potete tranquillamente andare a vedere su internet, ci sono tanti video per unire appunto i quadrati, quindi potete andare a vedere e utilizzare quella che vi fa più comodo, che vi piace di più, dove vi sentite più sicure, anche con l'ago, cucire anche con l'ago. Ok, arriviamo alla fine ed ecco come viene. Una volta che abbiamo unito i due quadrati viene in questo modo, e in realtà questo qui potrebbe essere sia il davanti che il dietro del poncho, perché in alcuni casi è bello proprio vedere le cuciture tra i quadrati, in alcuni casi, nel senso, dipende appunto dal gusto delle persone. Dall'altro lato ecco come invece risulta, quindi non si vede la cucitura. Quindi dipende un po' da voi, ecco, dal vostro gusto, se volete che il poncho abbia questo lato come lato che è il davanti piuttosto che il dietro. Adesso andiamo a vedere come comporre i quadrati per fare in modo che esca fuori il poncho in quella forma. Ecco qui praticamente lo schema di tutti i quadrati. Qui va la testa, il collo, insomma le spalle, quindi qui ci sono le spalle della persona. E qui escono le braccia. Questo è la parte del collo. Ora, quindi questo è un lato e va fatto anche l'altro. Se voi contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 quadrati per lato. E vanno messi praticamente in questa posizione. Quindi vedete
Questo è il quadrato, va spostato in modo tale che sembri un rombo, ma in realtà non lo è perché i lati sono tutti quadrati, mentre nel rombo è un po' più oblungo, come dire, ecco, il rombo è più così, quindi non è un reale quadrato, è un quadrato schiacciato, come dire. Questi invece sono quadrati posizionati solo in una modalità simile a quella in cui è posizionato il rombo. Quindi ad esempio, ecco, se andiamo a vedere, questo appunto è, adesso io qui ho un po' smontato perché vi ho dovuto far vedere la cucitura, però ecco, questo è poi quello che viene. Quindi vedete, questi sono i quadrati posizionati in questa forma, in questa posizione, ecco. Se giro la telecamera così sono dritti, invece così vedete sono nella posizione del rombo e quindi formano tra l'altro questa forma che se uno va ad arrotondare è la forma di un cuore. Una volta che avete posizionato tutto potete cominciare a passare alle cuciture, ad esempio ora io vi faccio vedere. Qui sotto, nella parte sotto, io ho cominciato già a cucire, quindi ci sono, vedete, delle cuciture che ho fatto. Qui mancano i due quadrati con cui vi ho fatto vedere il tutorial per le cuciture. E ora li riposiziono qui e senza stare a tagliare il filo lato per lato, vedo dove il filo mi porta e unisco i quadrati. E poi man mano taglio, riaggancio, insomma, seguo un po' l'andamento del progetto, ecco. Di come viene. Ecco, qui ho appena unito tutti i quadrati sia di un lato che dell'altro, è qui piegato, e adesso facciamo tutto un giro di maglie basse in tutte e due le parti come rifinitura del bordo e poi uniamo il davanti al dietro cucendolo praticamente qui da questo lato e da quest'altro lato, che sono i due lati che ricadono sulle spalle. Quando fate il giro di maglie basse bisogna, quando si arriva all'angolo, fare 3 catenelle, 3 maglie basse nella stessa maglia, in modo tale da riprodurre l'angolo, altrimenti poi non viene l'angolo, insomma la lavorazione viene brutta. E poi si continua a fare tutto il giro di maglie basse, quindi dove c'è una catenella c'è una maglia bassa, dove c'è una maglia alta del giro precedente si fa comunque una maglia bassa e si percorre quindi così. Ecco qui il poncio e praticamente io ancora lo devo finire, però se volete potete concluderlo anche in questo modo. Io l'unica cosa, ecco, che farei nel concluderlo in questo modo è semplicemente fare un bordo qui sul collo un po' più significativo e eventualmente anche qui giù in fondo, boh, fare delle frange piuttosto che sempre un bordo che magari richiama il collo. Quindi questo, ecco, è il poncio come viene così, senza il collo puff sopra. Per quanto riguarda il collo, per chi lo vuole fare, io ho fatto tutto un giro di maglie basse con lavorando appunto questo filato insieme al filato della Baby Merino della Ice Yarns e poi ho fatto tutto un giro di maglie alte. Nel giro successivo chiudete praticamente sempre due maglie insieme, tranne dove ci stanno i marcapunti gialli appunto sulla V dello scollo, dove ne chiuderete 3 insieme. Quindi a due le chiudiamo tutte. Ok, adesso faccio la diminuzione con due maglie, quindi carico il filo sull'uncinetto, prendo un lembo della maglia, se faccio così vedete è la maglia normale, invece prendo il lembo verso di me e faccio lo stesso con la maglia successiva e la tratto come se fosse un'unica maglia e quindi lavoro a maglia alta. In questo modo si fanno le diminuzioni. Qui ho diminuito due maglie, al punto centrale dove appunto c'è il marcapunti giallo farò lavorerò 3 maglie insieme.
Nel prossimo giro, sempre tenendo presente che dove ci sono i marcapunti gialli chiudiamo 3 maglie insieme, chiuderemo una maglia ogni 3. Prossimo giro chiudiamo 1 ogni 4 maglie, quindi chiudiamo una maglia ogni 4. Dopo quest'ultimo giro potete chiudere e passare a fare un giro di tutte maglie basse sotto, sempre con nella stessa modalità, insomma con questi due filati, quello paiettato, diciamo così, con tutti i pelucchietti, e quello della Ice.